Cristo della gloria. Amen. Alleluia. Alleluia. Gloria a Cristo. Alleluia della gloria. Il nostro re. Grazie, Padre, mio Signore, Re di gloria, alleluia, ancora davanti a te, Padre, nel nome di Gesù Cristo. Alleluia, guida questa diretta, ogni giorno era sempre uguale, saliva piano, mi sentivo male. Il peccato mi avvolgeva e mi sentivo solo abbandonato. Che i cuori siano toccati. Oh Dio Santo, se ascolti la mia voce sono stanco. Oh Dio grande, la mia fede è così piccola e importante. Si rinnovato, si fortificato nel nome di Gesù Cristo. Alleluia, nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù Cristo si fortificato, sorella. Abbiata, prendi nuove forze, fratello.
fratello, prendi nuove forze, sorella, in Cristo, che potenza che libera. Amen, gloria a Cristo, il nostro Signore Salvatore. Alleluia, sia tutta la gloria, da ora in eterno. Amen, gloria al Signore, bete che le beshei, guidami Spirito Santo, alleluia, guidami nell'unzione, guidami Padre, alleluia, siamo qua davanti a te, guidaci Padre Celeste, alleluia, nell'unzione, guidaci Signore nei sentieri dello Spirito Santo. Alleluia, guidaci questa lettura biblica. Parlaci, Signore. Alleluia, ho bisogno, Signore, di te. Il mio cuore ha bisogno di ascoltare la voce dello Spirito Santo. Orrichi te ne besce, guidami. Orrele toro scebe che ne besce. Spirito Santo. Alleluia. Oh Signore, di te ho bisogno. Di te ho bisogno. Senza te non voglio stare, senza te non vivo più, nel mio cuore ho bisogno di te. Alleluia, vieni e prendimi per Cristo della gloria, alleluia, sì, Padre,
prendici per mano e guidaci e conducici, Signore, al Monte Santo tuo. Alleluia, nel nome di Gesù, Padre. Ammaestrami, Signore. Alleluia, Signore, le mie mani. Alleluia, la guerra, Padre, nel nome di Gesù, come disse il salmista. Ammaestra, alleluia, i miei diti, Signore, alla guerra, le mie mani, Padre. Alleluia, Signore, nel nome di Gesù Cristo. Signore, rinnova dentro di noi, Signore, ancora lo Spirito Santo, rinnova, Signore, ancora, alleluia, un cuore puro, Padre, alleluia, dove abita la tua lode, dove abita la purezza dello Spirito Santo, Signore, ti prego, nel nome di Gesù Cristo, distruggi le contaminazioni, distruggi ogni contaminazione della carne, di ogni spirito, Signore, che venga sgridato nel nome di Gesù Cristo, Padre, purificaci, lavaci, rinnovaci, limpiaci, che il fuoco dello Spirito Santo sia sopra di noi, l'unzione, il balsamo, Signore, l'unità dello Spirito Santo sia nei nostri cuori, Padre, nel nome di Gesù Cristo, alleluia, il Messia, alleluia, il Signore vi benedica, carissimi, amati nella grazia, gloria a Dio, siamo qua in vittoria in Cristo. Amen. Alleluia. Siamo in Cristo. Siamo in vittoria perché noi siamo in Cristo. Alleluia. Alleluia. Non spegniamo il fuoco dello Spirito Santo. Alleluia, ora ascoltiamo un altro canto, gloria a Dio. Alleluia, grazie Padre. Rimaniamo nella presenza del Signore. Alleluia. Ieri sentivo paura, oggi non la sento. Cercavo un po' di pace e ora l'ho trovata. Prima ero solo, adesso tu sei qui. Prima mi sentivo morire, ora vivo in te. Nel momento del dolore, tu mi rialzi. Nella mia debolezza,
Gesù ci rialza, Gesù ci fortifica, Gesù ci rinnovi, alleluia, con il potere dello Spirito Santo, alleluia, 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 riceviamolo per fede, alleluia, il rinnovamento, alleluia, nuove forze, il coraggio, alleluia, alleluia, la costanza nel servire l'Eterno, amen, gloria a Dio, amen, gloria a Cristo. Questo canto diceva: tu mi rialzi quando io non ne posso più. Alleluia, Ebeshia. Alleluia, gloria a Dio. Fratelli, quando noi ci troviamo stanchi, aggravati, oppressi, stanchi, il Signore ci rialza, il Signore ci rinnovi, il Signore, alleluia, ci dà nuove forze. Quando noi ci troviamo stanchi, oppressi, aggravati, amen, quanto lo credono? Gloria a Dio che il Signore ci rialza, anche se noi siamo abbattuti, siamo stanchi, alleluia, siamo afflitti. Il Signore non permette che quella prova ci domina, ma ci rialza e ci dà nuove forze. Amen, alleluia, alleluia, perché in Cristo, alleluia, io posso ogni cosa. In Cristo possiamo ora cosa, fratelli e sorelle. Ora ascoltiamo un altro canto, ultimo canto, e poi, gloria a Dio, meditiamo la parola del Signore. Amen. Gloria a Dio, siamo qua nella pace, nella gioia dello Spirito Santo. Alebete leberechè. Orande che terebere shuriata. Siamo nella gioia dello Spirito Santo, sorelle e fratelli. Amen. Gloria a Dio. Non spegniamo lo Spirito Santo. Guai a noi
Fratelli e sorelle, se noi spegniamo lo spirito di Cristo, Paolo disse: non spegnete lo spirito. Amen. Alleluia, alleluia. Breketerebe shoro bondei, zeberegei. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo. Alleluia. Gloria a Dio, gloria a Dio, gloria a Dio. Ascoltiamo. Gloria a Cristo. Alleluia. Gloria a Dio. Non so se si sente un po'. Purtroppo ho il cellulare. La radio si è spenta. Alleluia. Questo canto dice: rafforzami Spirito Santo. Spirito Santo. Alleluia. Oh, gloria a Dio. Vogliamo cantarlo assieme questo cantico? Mando, rafforzami, Spirito di Dio, a camminare, non voglio essere io. Alleluia, perché sei tu che mi sostieni, sei tu che guidi i passi miei, senza di te cosa farei. Alleluia, solo tu. Senza la mia vita, solo tu. Senza i giorni miei, senza te non so cosa fare, senza di te. Alleluia, gloria a Cristo, Spirito Santo. Alleluia, oh alleluia, Spirito Santo, rinnovami. Spirito Santo, prendi il controllo. Ebere kei suria. Spirito Santo, non fallirò. Se tu prendi il comando, rafforzami. Spirito di Dio, a camminare. Non voglio essere io, diglielo, diglielo anche tu, alleluia. Oh, rebe terebe shorianda, alia mandeke terebe. Solo tu, alleluia. Oh, gloria a Cristo, descenza la mia vita, solo tu, descenza i giorni miei. Senza te non so cosa fare, senza di te. Alleluia, dove me ne andrei, Spirito Santo. Alleluia, orebe terebe scia. Alleluia, Spirito Santo. Oh, alleluia, rinnovaci, fortificaci, vieni in noi con potenza, vieni in noi, Signore, come un fragore, come un lampo. Alleluia, inondaci di te, oh, riempici di te e svuotaci di noi, Signore. Alleluia, gloria all'agnello, gloria a Cristo della gloria, 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 gloria. Diglielo, diglielo anche tu, sì, alleluia. Oh, rebe terebe shebe terebe rebe terebe sebe rechia. Gloria all'agnello di Dio, gloria a Cristo della gloria. Alleluia, il Signore vi benedica, carissimi. Alleluia, alleluia, il Signore vi fortifichi, vi rinnovi, vi potenzia, vi dia nuove forze per combattere il buon combattimento. Alleluia, alleluia, perché ogni giorno abbiamo bisogno di essere rinnovati, fortificati per combattere. Spirito Santo, alleluia, gloria a Dio. Padre, dacci nuove forze. Padre, rinnovami. Padre, dammi forza, ho bisogno di te. Ho bisogno di essere rinnovato, Signore. Signore, ho bisogno che tu mi riempi. Alleluia, del tuo Santo Spirito. Apri i cieli, Signore, inondami, Signore, possiedimi di te. Alleluia, via randekei. Oh, rebe terebe rebe shebe tebe reshei. A camminare
non voglio essere io. Alleluia, perché sei tu che mi sostieni, sei tu che guidi i passi miei, senza di te cosa farei. Alleluia, solo tu. Alleluia, solo tu. E senza la mia vita, solo tu. Alleluia, Spirito Santo. Oh, rebe te rebe she. Gloria all'agnello di Dio. Rebe te che bene shia mande che dei. Gloria al Padre Celeste, a Lui siano la gloria, l'onore da ora in eterno, al nostro Padre Celeste, a tutta la gloria. Amen. Oh, rebe te rebe she, benedici Padre. Vogliamo pregare per quest'anima, gloria a Dio, Luigi Evandro Tortella. Vogliamo pregare, fratelli, alleluia. Dice: prega per me, sento un po' di depressione. Vogliamo pregare per Luigi, che il Signore lo liberi dalla depressione e gli dà la gioia, alleluia, gli dà la pace al cuore. Ma soprattutto, carissimo Luigi, ti devi arrendere a Cristo. Alleluia, devi lasciare il peccato, carissimo. Oh, rebete, rebe, scebete, che le bele Sirian de Kei. Padre, ancora nel nome di Gesù veniamo davanti a te, ti presentiamo Luigi, Signore, ti chiedo nel nome di Gesù Cristo, Signore, di liberarlo dalla depressione. Alleluia, potentemente, Signore, liberalo, Signore, in questo istante, che lui possa ricevere liberazione completa, che lui, Signore, si possa rendere a te, che lui si possa, alleluia, inginocchiare, invocare il tuo nome santo, Signore. Alleluia, liberalo, Signore, abbi pietà di lui. Luigi, Padre, rinnovalo, Signore, libera Luigi dalla depressione, abbi pietà di Luigi, Signore, liberalo, Signore, dai demoni, dai disturbi spirituali, Signore, che lui venga liberato nel glorioso nome di Gesù Cristo. Alleluia, alleluia, bene tere meshei. Arracaba suriandele belesse, libera Luigi, Padre, abbi pietà di Luigi, Signore, fortificalo, rinnovalo, alleluia, Signore, proteggilo, Padre, nel nome di Gesù Cristo, che lui possa abbandonare il peccato, alleluia, prendere la croce e camminare, Signore, nelle tue rette vie, nel nome di Gesù Cristo, benedetto in eterno, alleluia, il nostro Gesù Cristo, che ha vinto, alleluia, anche la depressione. Amen, caro Luigi, ti devi arrendere a Cristo. Amen, devi lasciare le pratiche del peccato, qualsiasi altra pratica. Devi arrendere. Alleluia, scusate fratelli, due minuti che mi è arrivata una chiamata. Alleluia, alleluia, amen, gloria a Cristo, fratelli e sorelle. Caro Luigi, come dicevo, devi arrenderti a Cristo. Amen, che Lui è potenza che libera. Gesù ha detto nella sua parola: io vi do pace, vi lascio la mia pace, non come il mondo la dà. Amen, accogli da oggi questa pace del Signore, ma soprattutto la grazia, la misericordia e la vita eterna. Amen. E leggi il Vangelo, la Bibbia. Se non ce l'hai, compri la Bibbia. Alleluia, gloria a Cristo, gloria a Cristo, gloria a Cristo della gloria. Amen. Alleluia, alleluia. Gloria a Dio, carissimi fratelli, il Signore ci benedica tutti quanti voi. Condividete il video, fratelli, sulle vostre bacheche per la gloria del Signore, perché anche gli altri fratelli ascoltano il video. Amen. Vogliamo meditare la parola del Signore nel Salmo 33. Oggi, questa sera, siamo al Salmo 33. Siamo arrivati. Sono già, per la gloria del Signore, quasi due mesi che stiamo meditando i Salmi. Alleluia, alleluia.
Oggi in questo giorno siamo arrivati al Salmo 33. Amen. Gloria a Dio. Aprite nella vostra Bibbia. Se avete la Bibbia, gloria a Dio in mano, gloria al Padre Celeste, apritela. Salmo 33. Gloria al Cristo della gloria. Amen. Così anche voi potete, alleluia, scrivere i versetti di questo salmo e io, con la guida dello Spirito Santo, le mediterò. Amen. Voi mi potete dire, vi faccio un esempio. Salmo 33, verso 4, fratello Bruno, puoi leggere il verso 4, il verso 5, perché sono 22 versetti. E voi potete scegliere qualche versetto e io ve lo medito con la guida del Padre mio che nei cieli. Amen. Nel nome di Gesù, intanto vogliamo leggere il Salmo 33, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo. Amen, scusate, alleluia, gloria a Cristo della gloria. Salmo 33 dice così, amati fratelli e sorelle che siete in diretta, esultate o giusti, alleluia, oh gloria a Dio, nell'Eterno, esultate o giusti nell'Eterno. La lode si addice agli uomini retti. Amen. Celebrate l'Eterno con la cetra. Cantate a lui con l'arpa 10 corde. Alleluia. Cantategli un cantico nuovo. Suonate abilmente con giubilo. Perché la parola dell'Eterno è retta e tutte le sue opere sono fatte con fedeltà. Egli ama la giustizia e l'equità. La terra è piena della benignità dell'Eterno. I cieli furono fatti per mezzo della parola dell'Eterno e tutto il loro esercito mediante il soffio della sua bocca. Gloria a Dio. Potente nostro Signore. Versetto 7. Egli radunò le acque del mare come in mucchio e riposo gli abissi in serbatoi. Tutta la terra trema all'Eterno. Tutti gli abitanti del mondo stiani davanti a Lui con timore. Ecco quel Signore che richiede, gloria a Dio, agli uomini. Versetto 9. Poiché egli parlò e la cosa fu. Egli comandò e la cosa sorse. L'Eterno fa salire il piano delle nazioni e annulla i disegni dei popoli. Il pianto dell'Eterno dimora per sempre. Scusate, il piano dell'Eterno dimora per sempre e i disegni del suo cuore per ogni generazione. Basta la nazione il cui Dio è l'Eterno. Alleluia. Beati il popolo che ha scelto per sue eredità. L'Eterno guarda dal cielo, vede tutti i figli degli uomini. Dal luogo della sua dimora, egli osserva tutti gli abitanti della terra. Egli è colui che ha formato il cuore di tutti, che comprende tutte le loro opere. Il re non è salvato da un grande esercito. Il prode non scampa per la sua gran forza. Il cavallo è una speranza vana per salvare. E con la sua grande forza non può liberare alcuno. Ecco, l'occhio dell'Eterno è su quelli che lo temono, su quelli che sperano nella sua benignità, per liberare la loro anima dalla morte, per conservarli in vita in tempo di fame. L'anima nostra aspetta l'Eterno. Egli è il nostro aiuto, è il nostro scudo. Sì, il nostro aiuto è il nostro scudo. Alleluia, gloria a Cristo della gloria.
Il nostro cuore si rallegrerà in Lui perché confidiamo nel Suo santo nome. La Tua benignità, o Eterno, sia su di noi, perché abbiamo sperato in Te. Amen. Grazie, Padre, per la Tua parola nel nome di Gesù. Alleluia, parlaci, Signore, nella Tua parola. Signore, Ti prego, dammi la guida dello Spirito Santo, Padre, nel nome di Gesù. Alleluia, Signore, grazie, nel nome potente di Tuo Figlio. Benedetti in Eterno. Amen, carissimi fratelli e sorelle. Gloria a Dio. Ora leggiamo qualche verso e lo meditiamo con la guida di nostro Padre Celeste. Anche voi potete dire qualche verso e io ve lo medito, va bene? Gloria a Dio. Se voi volete che io vi medita qualche verso, potete dirlo, fratelli. Abbiamo letto il Salmo 33 e voi potete scegliere qualche verso, sono 22 versi. Voi mi dite qualche verso e io ve lo medito. Amen. Nel nome di Gesù Cristo io voglio leggere. Alleluia, voglio meditare il versetto 1, dice: esultate o giusti, alleluia, gloria a Dio, il Signore ci vuole con la pace, con la gioia, ariandia sai, biorò, alleluia, esultate o giusti nell'Eterno, amen, gloria a Dio, noi dobbiamo gioire, fratelli e sorelle, alleluia, guai a noi se non ci abbiamo il sorriso. Amen, soprattutto spirituale, amen, e anche il sorriso nel viso, fratelli e sorelle. Bere terebeshei, dice, esultate o giusti nell'Eterno. Poi dice, la lode si addice agli uomini retti. Potente questo verso, dice, la lode si addice agli uomini retti. Amen. La lode non si addice a un uomo peccatore, la lode non si addice a una donna peccatrice. Cantare, lodare il Signore non si addice agli uomini perversi, fratelli e sorelle. Benedetto il nome del Signore. La lode non si addice a quei credenti che non sono stabili nelle vie del Signore. Ma la lode, dice la parola di Dio, si addice agli uomini retti. Alleluia! Tu non puoi lodare il Signore se ancora vivi nel peccato. Tu non puoi glorificare il Signore e lodarlo, cantarlo, appartenere a un coro. Ecco, oggi tanti credenti fanno parte di un coro, di un gruppo di coro, e poi cantano al Signore e vivono una vita piena di peccati, piena di vanità, piene di mondanità. La lode, fratelli e sorelle, si addice agli uomini retti, dice la parola di Dio. Amen. La sorella Maria Grazia ha scritto il verso 23. Gloria a Dio. Ora lo leggiamo. Cara sorella Maria Grazia, a me mi dice che io ho il versetto 22. Penso che tu avrai come Bibbia la riveduta. Io ho la Diodati, che purtroppo io non leggo la riveduta. Gloria al Signore, che purtroppo ci sono tante, purtroppo, versi anche sbagliati e traduzioni sbagliate nella riveduta. Ecco perché non la leggo. Perché qua a me mi dice fino al versetto 22. Ora, gloria a Dio, mi puoi, penso che sarà la tua benignità, o Eterno, sia su di noi, perché abbiamo sperato in te. Forse sarà questo, gloria a Dio. Oh, alleluia! La tua benignità, o Eterno, sia su di noi, perché abbiamo sperato in te. Amen. La benignità dell'Eterno, gloria a Dio, la benedizione del Signore è sui giusti, su coloro che sperano in Lui. Amen. Oggi tanti credenti vogliono benedizione, vogliono che porte si aprono, vogliono che scendano benedizione dal cielo, e poi loro ancora hanno dubbi nel cuore, hanno mancanze di fede. Invece
Dice qua, la tua benignità, o Eterno, sia su di noi perché abbiamo sperato in te. Amen. La benignità del Signore, alleluia, è in coloro che sperano in Lui, è in coloro che temono il suo nome. Amen. La benedizione del Signore è sui giusti. La benedizione del Signore è su coloro che sperano in Lui. Alleluia. Saranno benedetti il loro uscire e il loro entrare, dice la parola di Dio. Amen. Chi, alleluia, benedetto Dio, benedetto il Signore, detto la sorella Maria, grazie, sì questo. Amen. Gloria a Dio. La tua benignità, o Eterno, sia su di noi perché abbiamo sperato in te. Amen. Dobbiamo, fratelli e sorelle, sperare nel Signore per essere benedetti, ma soprattutto, gloria a Dio, camminare nelle sue vie. Camminare nella retta via, camminare, oh gloria a Dio, nelle sue vie sante. Alleluia, perché le sue vie sono tutte sante, tre volte sante, dice la parola di Dio. Amen. Gloria al Signore. Gloria a Dio. Benedetto il nome del Signore. Ora leggo un altro verso. Gloria a Dio, gloria al nome del Signore. Dice il versetto 4, perché la parola dell'Eterno è retta. Ecco, come ho detto, gloria a Dio. E tutte le sue opere sono fatte con fedeltà. Amen. Tutte le opere del Signore sono fatte con fedeltà. Alleluia, le sue promesse sono fedele, fratelli. Le promesse del Signore sono fedele, alleluia. Gloria a Dio, le promesse del Padre sono fedele. Quanto lo credono? Alleluia questo. Quanto lo credono? Gloria a Dio. Amen, che le promesse di Dio sono fedele. Amen, gloria a Dio. Alleluia, il suo sì è l'amen. Che significa, alleluia, sì, che significa, gloria a Dio, la perfezione, fratelli e sorelle. Amen, alleluia, gloria a Dio, rebe shei kia, alleve derebe soria, derebe reshia, gloria a Dios, benedetto il Signore, gloria a Cristo, dice, perché la parola dell'Eterno è retta. Amen. Gloria a Dio, e se in noi, fratelli e sorelle, abita la parola dell'Eterno, nei nostri cuori abita la parola di Dio, e la parola di Dio è retta. E perciò anche noi dobbiamo essere retti, gloria a Dio, nelle vie del Signore. Dobbiamo essere, gloria a Dio, retti, perché in noi abita la parola di Dio, abbondantemente, dice. Alleluia, la parola del Signore. Amen. In noi abita la sua parola, che è retta, che è giusta, che è santa. Gloria al nome di Gesù Cristo. E perciò se in noi abita la parola del Signore, che è retta, benedetto il nome di Gesù Cristo, noi dobbiamo essere anche noi retti. Amen. Dobbiamo essere anche noi retti, perché in noi abita la parola di Cristo, la parola del Signore. Alleluia, alleluia, benedetto il Signore Gesù Cristo. Gloria a Dio. Amen. Alleluia. Dice versetto 5, egli ama la giustizia e l'equità, la terra è piena della benignità dell'Eterno. Amen. Il Signore ama, gloria a Dio, la giustizia. Il Signore ama perdonare, il Signore ama fare, alleluia, dare misericordia, fare misericordia. Il Signore ama perdonare, gloria a Dio, al peccatore che si pente, che si ravvede, che torna indietro dalle sue vie malvagie e che si converta. Amen, perché Lui non si compiace nella morte dell'empio.
dice il Signore. Amen, perché Lui è buono, Lui è un Dio giusto, che ama la giustizia e l'equità. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Il nostro Signore ama la giustizia, il bene, fratelli e sorelle. Alleluia! E dice, è l'equità, la terra è piena delle benignità dell'Eterno. Amen. Il Signore ama, fratelli e sorelle, l'onestà. Amen. Dice l'equità, che significa onest. Oh, alleluia, onestà. Gloria al Signore. Ciò, cari fratelli, il nostro Signore Gesù Cristo è un Dio giusto, è santo, ma è anche un fuoco consumante. Il nostro Dio è anche un fuoco consumante che divora i suoi nemici. Ogni giorno, dice la parola di Dio, che Lui divora i suoi nemici e che è anche un fuoco consumante. Amen. Lui è un Dio giusto e ama la giustizia, ma anche un fuoco consumante. Amen. La terra è piena della benignità dell'Eterno. Amen. Gloria a Dio. Fin qui il Signore ci ha soccorsi, fratelli, perché la sua benignità, fratelli e sorelle, è in tutta la terra. La benignità del Signore è in tutta la terra, fratelli e sorelle. Se Lui volesse, fratelli e sorelle, Lui solo con un soffio farebbe scomparire tutto dalla faccia della terra. Il Signore con il suo soffio farebbe scomparire tutto dalla faccia della terra. Perché, alleluia, Lui, fratelli e sorelle, è il creatore che ha creato ogni cosa. Con la sua parola ha creato i cieli e la terra. E con la sua parola Lui può fare scomparire i cieli e la terra anche. Amen. Ma la benignità, dice, la benignità dell'Eterno è in tutta la terra. Ecco com'è buono il nostro Signore Gesù Cristo. Alleluia. Anche questo giorno ci ha dato. Amen. Stamattina, questa sera. Gloria a Dio. Vedi quanta opportunità dà il Signore ai peccatori di pentirsi. Vedi il Signore quanta opportunità dà al peccatore per pentirsi, agli esseri umani per ravvedersi. Gloria a Dio, Signore, abbi misericordia di loro. Amen. Alleluia. Dice il versetto 6, i cieli furono fatti per mezzo della parola dell'Eterno e tutto il loro esercito mediante il soffio della sua bocca, come dicevo, fratelli. Amen. Il nostro Dio, Yahweh, alleluia, con la sua bocca, con il suo soffio, con il comando della sua bocca, Lui ha creato, alleluia, il firmamento, fratelli. Ha creato la terra, i monti, gloria a Dio. Amen. Questo è il nostro Dio. Grande e forte è il nostro Dio. Alleluia, alleluia, gloria al Signore, gloria a Dios, bendito Dios. Alleluia, alleluia. Versetto, gloria a Dio. Dio benedica, gloria a Cristo della gloria, tutti quanti voi. Dice il versetto 7, scusate, egli radunò le acque del mare come in un mucchio e ripose gli abissi in serbatoio. Chi può fare questi, fratelli? Chi può fare tutte queste meraviglie? È il nostro Dio che è nei cieli, alleluia! Perciò non essere più incredulo, non essere più un incredulo, amen, ma credi, alleluia, credi alla potenza di Dio. Tutta la terra trema all'Eterno, tutti gli abitanti del mondo stiano davanti a Lui con timore. Alleluia, alleluia, Osana.
Gloria a Cristo, gloria a Cristo. Tutta la terra trema l'Eterno, dice la parola. Tutti gli abitanti del mondo stiane davanti a Lui con timore. Fratelli e sorelle, il Signore vuole che gli abitanti della terra devono ubbidirlo soprattutto. Amen. Aver timore di Dio. Ma purtroppo noi, come sappiamo, carissimi fratelli e sorelle, solo quelli che amano il Signore, amen, tremano e hanno timore del suo nome. Purtroppo in questo mondo dove abitiamo, fratelli, non siamo di questo mondo, ma purtroppo abitiamo in questo mondo. Purtroppo in questo mondo, fratelli e sorelle, non tutti temono il Signore. Non tutti hanno timore del Signore. Amen? Ma noi vogliamo darlo, alleluia, al Signore, amen, ogni giorno. Alleluia, vogliamo tremare davanti al Signore. Vogliamo, alleluia, avere timore di Dio nei nostri cuori. Amen, alleluia, ogni giorno, fratelli, ogni giorno avere timore di Dio. Alleluia, ovunque, fratelli, andiamo, ovunque guardiamo, ovunque ci muoviamo, avere timore di Dio. Erebe terebe scia, curiandei. Alleluia, avere timore di Cristo. Guai a me se non avessi timore del Signore. Amen. Alleluia, oh rebe terebe scio, rebe terebe rechia. Gloria all'agnello. Alleluia, poiché, dice il versetto 9, poiché egli parlò e la cosa fu. Come ho detto prima, egli parlò con la sua bocca, il Signore comandò con la sua bocca e la cosa fu. Amen. Questo è il nostro Dio che può ogni cosa. Egli comandò e la cosa sorse. L'Eterno fa salire i piani delle nazioni e annulla i disegni dei popoli. Il piano dell'Eterno dimora per sempre. I disegni del suo cuore per ogni generazione, perché i cieli e la terra passeranno, ma le sue parole non passeranno. Amen. Versetto 12. Beata la nazione il cui Dio è l'Eterno. Beato il popolo che egli ha scelto per sua eredità. Amen. Beato il popolo che lui ha scelto per la sua eredità. Oh, Rebbe Shia, Kia, alleluia, e noi siamo il suo popolo, fratelli. Oh, il Signore ci ha scelto noi, gloria a Dio. Noi che non conoscevamo Lui, noi che eravamo stranieri, fratelli, pellegrini, ma Lui ci ha scelto, amen, per darci la sua eredità. Amen, una bella eredità mi è toccata. È scritto un passo dei salmi, se non sbaglio, nei salmi, in proverbi, dice: una bella eredità mi è toccata. Alleluia! E sai chi ha? Alleluia! Non sono i soldi, non è un conto in banca. Amen? Avere l'eredità non vuol dire avere un conto in banca, ma la vita eterna, fratelli, in Cristo. La vita eterna, alleluia, è la vera eredità che abbiamo. Non sono i soldi, non avere una bella macchina, non avere una bella casa, non avere un bel terreno, ma alleluia, avere la vita eterna. Amen. Gloria a Dio, questa è una vera eredità che ci è stata toccata. La vita eterna, fratelli, in Cristo Gesù, benedetto in eterno. Alleluia. Dice il versetto 13, oh rebe terebe shei, l'Eterno guarda dal cielo. Amen. Il Signore guarda dal cielo. Vedete? Il Signore guarda dal cielo. Egli vede tutti i figli degli uomini. L'Eterno guarda dal cielo, fratelli. Amen. Il nostro Dio guarda dal cielo. Alleluia,
Lui è un Dio che guarda anche. Non è che il Signore si nasconde e non guarda. Il Signore vede ciò che tu fai durante il giorno, come tu ti comporti durante il giorno, cosa fai durante il giorno. Tu ti puoi nascondere davanti a tutti, ma davanti al Signore, davanti a Cristo, nessuna creatura celeste, terrena, umana si può nascondere, perché Lui guarda dal cielo. Amen. Guarda dal cielo. Alleluia, alleluia. Guarda dal cielo il nostro Dio e vede tutti i figli degli uomini. Dal luogo della sua dimora egli osserva tutti. Osserva tutti, guarda tutti. Vede tutti. Vedi gli uomini, vedi i suoi figli. Amen. Vedi anche noi, guarda, Signore, a me conosce come mi sono svegliato stamattina, cosa ho fatto durante il giorno. Amen. Perciò, fratelli, camminiamo rettamente. Amen. Sforziamoci di camminare nella via stretta, perché larga è molto spaziosa e sono molti quelli che la prendono, ma la via stretta è angusta, sono pochi quelli che la prendono. Alleluia, dice il versetto 15, egli è colui che ha formato il cuore di tutti, ecco, che comprende tutte le loro opere. Comprende tutte le loro opere, dice la parola del Signore. Comprende i nostri pensieri, ciò che pensiamo, ciò che desideriamo. Il Signore vede tutto, fratelli. Amen. Dice il versetto 16, vado verso la fine, fratelli. Il re non è salvato da un grande esercito, il guerriero non scampa per la sua grande forza. Il cavallo è una speranza vana per salvare e con la sua grande forza non può liberare alcuno. Ma il vero aiuto è nel Signore, Gesù Cristo. Ecco, l'occhio dell'Eterno è su quelli che lo temono, su quelli che sperano nella sua benignità. Amen. L'occhio del Signore è su coloro che temono il suo nome. L'occhio del Signore è su coloro che ubbidiscono a Lui. Alleluia. L'occhio del Signore è su coloro che camminano rettamente e fanno ciò che è giusto, fanno ciò che è gradito al Signore. Amen. Alleluia. L'occhio del Signore è su coloro che temono Lui, il Signore. L'occhio del Signore non può essere su un peccatore, su un credente che ama le cose del mondo. Assolutamente no, fratelli. L'occhio dell'Eterno siano sul giusto, dice la parola di Dio. Su quelli che lo temono soprattutto. Su quelli che lo temono. Su quelli che sperano nella sua benignità. Amen. L'occhio del Signore non ci può essere su una persona che non teme il Signore, che non teme il nome del Signore, che non teme, alleluia, il suo nome. Amen. Ma l'occhio del Signore è su coloro che sperano in Lui e lo temono. Amen. Per liberare la loro anima dalla morte e per conservarli in vita in tempo di fame. Amen, alleluia. L'anima nostra aspetta l'Eterno. Egli è il nostro aiuto. È il nostro scudo. Sì, il nostro cuore si rallegrerà in Lui perché confidiamo nel suo santo nome. Alleluia. Il nostro cuore si deve rallegrare in Lui, fratelli. Il nostro cuore si deve rallegrare in Lui solo. Amen. Alleluia. Non rallegrarti che hai in conti banca. Non rallegrarti per le cose materiali, ma rallegrati. Alleluia, che tu appartieni a Cristo. Rallegrati che tu hai Cristo nella tua vita, che hai il Signore, alleluia, come difensore della tua vita, come personale salvatore. Amen. Sì, il nostro cuore
si rallegrerà in Lui perché confidiamo nel suo santo nome. Amen. La tua benignità, o Eterno, sia su di noi perché abbiamo sperato in te. A Cristo sia tutta la gloria. Grazie Padre, alleluia, oh gloria al tuo nome, grazie Padre Celeste, alleluia Signore, grazie per la tua parola, riceviamo la tua parola Padre nel nome di Gesù, alleluia, riceviamo Signore nei nostri cuori, alleluia, riceviamo questo messaggio biblico, riceviamo questo messaggio di liberazione, questo messaggio di rinnovamento, questo messaggio di allegria, di pace, alleluia Signore. Questo messaggio di vittoria lo riceviamo nei nostri cuori, Signore, nel nome potente di Gesù Cristo. Benedici tutti coloro che ascoltano il messaggio, tutti coloro che ascolteranno anche dopo, benedicili durante l'ascolto, Signore, compungili, Padre, alleluia, liberali, Padre, nel nome potente di Gesù Cristo, fortificali, potenziali, ungili dall'alto, Signore, alleluia, che la tua parola penetra nei cuori di quanto ne ascoltano, Padre, nel nome di Gesù Cristo, benedici i miei fratelli, le mie sorelle, Padre, nel nome di Gesù Cristo, benedetto in eterno, il Signore vi benedica, carissimi amati in Cristo. Amen. Amen.